In caso anche di un solo contagio, quarantena per il singolo caso o per tutto il gruppo? Resta questo uno dei nodi cruciali per la ripartenza del calcio, un braccio di ferro in atto tra Comitato Medico della Federcalcio ed il Comitato Tecnico Scientifico. Lo conferma il responsabile dello staff medico del Pescara, il professor Vincenzo Salini, componente del Comitato Medico di FIGC e Lega DB, intervenuto ieri sera nella trasmissione Replay. Il nostro protocollo proposto dalla FIGC diceva che il giocatore, soltanto il giocatore positivo, andasse in quarantena con tutta la squadra. Sì. Il CTS ci ha modificato questo aspetto e ci ha detto che in realtà dovevamo mandare in quarantena tutta la squadra. Io penso che sicuramente questo sia uno scoglio da superare, perché se non superiamo questo scoglio difficilmente il campionato riprenderà. Per quel che riguarda la ripresa del campionato, è una bella domanda, nel senso che secondo me non tutte le componenti, non tutti gli attori di questa vicenda vanno nella stessa direzione. Riflessioni in corso anche per la gestione dei momenti a ridosso delle partite, se ci dovesse essere la ripartenza dei campionati. Stiamo cercando di capire se ad esempio prima di una gara debbano essere fatti dei tamponi per evitare che magari poi, perché sappiamo che quando si andranno a fare le gare i ragazzi saranno a casa e quindi stando a casa probabilmente il rischio, perché il problema di questa malattia sostanzialmente è che noi ci portiamo dietro degli asintomatici che sono assolutamente in condizioni perfette, e quindi quella è l'unica difficoltà. Situazione tamponi. Per il professor Salini le squadre potrebbero avere il problema dell'approvvigionamento, questione che però non dovrebbe toccare il Pescara. Siccome, come è stato detto e ribadito dal governo, non dobbiamo togliere i tamponi da quello che è la necessità generale, noi abbiamo parlato già con la ASL di Pescara che ci ha dato disponibilità, chiaramente pagando avremo la possibilità di fare i tamponi. È evidente che se la ASL non dovesse averne, sicuramente noi saremmo in un secondo piano rispetto al cittadino normale, e ci mancherebbe altro. Però credo che a Pescara questo problema non ci sia, mentre invece in qualche altro posto ci può essere, certo. Insomma, lei è fiducioso che si trovi un'intesa anche col ministro Spadafora? Io penso di sì, ci sono continui colloqui anche stasera, ho parlato con il presidente Barata non più di un'ora fa, sicuramente è normale che le cose sono, questo è un aspetto fondamentale, che le cose sono, diciamo, le leghe sono concatenate, quindi se riparte la A ripartiamo tutti, se non riparte la A non riparte nessuno.